Qui, sinceramente, siamo arrivati a livelli abbastanza alti e sotto certi punti di vista, concedetemelo, pure spaventosi, perché veramente sentendo l'estratto dell'intervista di Mattia De Ciglio, dove comunque c'è quel minutino, di sassolini nelle scarpe da togliersi quando si parla della Juventus, proprio posso essere incredibilmente onesto con Vobis, mi è venuto in mente quel detto. Anche le pulci hanno la toscia a momenti, con tutto il bene del mondo. E si parla di uno che tutto sommato è estimatore di Mattia De Ciglio, vuole bene a Mattia De Ciglio. C'è una sorta anche quasi di similitudine estetica con Mattia De Ciglio, quindi questo inevitabilmente ti porta anche a provare dell'affetto per quel giocatore. A maggior ragione se vedi che nell'arco della sua carriera alla Juventus spesso e volentieri è stato anche bistrattato dalla maggior parte del tifo juventino. Però anche qui, con tutto il bene del mondo, ci deve essere anche un limite, perché poi a una certa, nel momento in cui si parla di un vero e proprio ex e di un giocatore che vuoi non metterà più piede alla Continascia e quindi non è più definibile un giocatore della Juventus, ecco, se lui ha dei sassolini che possono essere più o meno legittimi, e beh, e poi farli togliere anche a noi, i sassolini, mattione nazionale, sempre ovviamente con il giusto rispetto, senza andare a sforare oltre, che poi si passerebbe inevitabilmente dalla parte del torto. Però con tutto il rispetto anche meno. E ragazzuoli, prima di entrare nel merito, come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace di sostegno, di supporto e mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi perché questo De Ciglio qui continuerà a trattare argomenti legati alla Juventus. L'altro, da qualche giorno a questa parte, è a tutti gli effetti un ex e la Juventus sarà solo ed esclusivamente un ricordo, anche per fortuna, si potrebbe aggiungere, no? Iniziando a legarci al tema, perché per l'amor di Dio, io magari posso capire che Giuntoli abbia veramente utilizzato il pugno duro per cercare di levare dai maroni tutti quei giocatori che altrimenti sarebbero rimasti anche ben volentieri alla Juventus, magari anche proprio a patto di non giocare. Tanto voglio dire, lo stipendio a fine mese arrivava lo stesso, e quindi tutto sommato anche sti cazzi se non gioco, cosa che comunque quando si parla, no, di Mattia De Ciglio è stato un qualcosa anche di abbastanza frequente. Basti pensare solamente alla stagione 23-24, 45 minuti, tra l'altro anche inspiegabili contro la Lazio, e tanti saluti, che per 45 minuti, vedendo quello che è lo stipendio del giocatore, beh, c'è stato un bel tesoretto a livello di euro sul conto corrente per minuto giocato. Porca miseria, se tutto concentrato in quei 45 minuti lì, lo stipendio annuale di Mattia De Ciglio. Ma che questo discorso potrebbe venire fatto anche quasi a 360 gradi per quanto riguarda la sua esperienza alla Juventus. Che cos'è? Ho fatto una rapida botta di conti che può essere sbagliata magari a livello di giorni, ma sicuramente non a livello di numero di partite saltate a causa di infortunio. E quando si parla di Mattia De Ciglio alla Juventus, si parla di un giocatore che ha saltato per infortunio, non per scelta tecnica o altro, ma per infortunio, 853 giorni. Sta a significare una roba come 2 anni e 4 mesi, tipo, siamo a grandi linee su questo livello qui, in 7 stagioni, 2 anni e 4 mesi fuori per infortunio, senza considerare anche i 3 mesi estivi dove il campionato non c'è. Beh, mi sembra una buona media dal punto di vista del J Medical. Hanno fatto gli straordinari con lui in questi 7 anni e più o meno un corrispettivo di 147 partite saltate per infortunio, dove anche qui va bene che magari quando De Ciglio è approdato alla Juventus, magari spesso e volentieri, no, facevi anche diverse partite nelle competizioni europee, anche se di solito erano più o meno 8, massimo 10, perché se non erano gli ottavi uscivi ai quarti di finale. Però appunto, qui si parla di 147 partite. Proviamo a dividere per il numero di partite media stagione. Si parla anche in questo caso a momenti di 3 stagioni saltate per infortunio. E io devo star qui a sentir dire che nonostante tutto ci sono dei sassolini adesso.
È vero che non è che puoi imputarglielo a lui il problema fisico, quello indubbiamente, non è che sto qui a dire che questo qui si faceva male di proposito per prendere soldi e tanti saluti e non giocare, ci mancherebbe altro, e lungi da me. Tra l'altro, l'ultimo è stato forse quello che ha dato quella mazzata decisiva a maggio del 2023, quando si è spaccato il ginocchio e poi appunto ha fatto solo quei 45 minuti contro la Lazio nella passata stagione. Però se dal punto di vista fisico a lui puoi dare colpe fino a una certa, in maniera legittima, quello per l'amor di Dio, dal punto di vista tecnico no, o meglio, anche qui tecnicamente non potresti dare la colpa a Mattia De Ciglio. Non è stato lui ad offrire, che cos'è al tempo, cos'erano, 10-12 milioni al Milan per il suo cartellino, o rinnovargli il contratto quando quest'ultimo andava in scadenza. Quindi per l'amor di Dio, neanche da quel punto di vista lì la colpa è direttamente imputabile a lui. Però se noi pensiamo che questo qui magari spesso e volentieri veniva preferito a gente come João Cancelo, a livello di cronostoria era il terzino destro successivo ad uno che comunque rispondeva al nome di Dani Alves e tutta questa roba qui, alt ad avere te e Sassolini con tutto il bene del mondo. Perché se comunque continuiamo a pensare giustamente che la Juventus è un qualcosa di estremamente grande e che per arrivare ad indossare la maglia della Juventus devi appartenere all'elite calcistica, qui non si parla di elite calcistica. E anche questa gente mi volete dire chi è Sassolini? Porca miseria, è vero che comunque negli ultimi anni siamo finiti in un importantissimo vortice di mediocrità. Se ci ritroviamo a settembre 2024 con Mattia De Ciglio, 853 giorni, 147 partite saltate, livello tecnico decisamente medio-basso, che ha dei sassolini quando si parla di Juventus Football Club. Poi che magari Giuntoli possa aver avuto dei modi poco garbati, magari nell'avvisare, nel prendere determinate decisioni. Guardate, non ci metto minimamente la mano sul fuoco, cioè nel senso non mi stupirebbe per nulla qualora fosse stato effettivamente così, figuriamoci proprio. Ma basta, basta. Si parla di uno che ormai che cos'è? Penso abbia ampiamente sforato i 30 anni e fino a quel momento ha giocato tra Milan e Juventus. Basta. Nonostante qualità tecniche quantomeno rivedibili. Penso tutto sommato sia andata più che bene così a lui. Alla Juventus non lo so, ma lui penso indubbiamente sì. E questi qui magari poi hanno anche i sassolini che si devono togliere al momento giusto. Per l'amor di Dio, che attenzione, a me sotto certi aspetti, qualora dovessi vedere, no, sabato alle 17, quando usciranno le formazioni ufficiali di Empoli e Juventus, De Ciglio titolare, lo ammetto, tirerei anche un discretissimo sospiro di sollievo, per l'amor di Dio. Io purtroppo ho ancora negli occhi quei 45 minuti ai limiti del nefasto contro la Lazio. Dovesse replicare una prestazione di quel genere, pale a mollo, non fraintendetemi, però anche meno. Perché dici, ok, noi finalmente dopo 7 stagioni quantomeno discutibili per quanto riguarda Mattia De Ciglio, ce lo siamo scavati dai maroni, dobbiamo essere solo ed esclusivamente contenti perché sia accaduto e tanti saluti, fa parte del passato, ai mai più rivederci e ciao ciao con la manina. Poi però se da lì a pochissimi giorni devi sentire anche queste dichiarazioni, ecco, lì anche no, lì anche no. Poi lo ricorderò comunque sempre per il gol del 4-3 contro la Roma, anche perché tanto poi l'unico altro era quello contro il Crotone, non so se al primo anno, massimo al secondo, ma penso il primo, con la maglia della Juventus, quindi nel senso anche dal punto di vista dell'incisività non avrei tante altre possibilità per ricordarmelo in un qualche modo, se non per quel gol all'Olimpico che indubbiamente mi ha fatto copiosamente godere. Poi basta. No, i sassolini nelle scarpe, nei confronti della Juventus, te capì? Uno che ho anche paura di vedere quanto abbia percepito dal punto di vista economico in quelle 7 stagioni dalla Juventus. Lui, i sassolini nelle scarpe, lui, il Dani Alves che così, di Rozzano, non so neanche così per dire, primo quartiere milanese che mi è venuto in mente totalmente a caso. Lui.
Mamma mia, ragazzuoli, voi fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!